Ciao, sono Eleonora Lecci, mamma di 3 ragazzi e formatrice di giovani e con questo video sono ad invitare tuo figlio alla nostra nuova fantastica esperienza formativa. Sì, perché l'esperienza ti cambia la vita e dopo il successo del LOL Camp siamo pronti per nuove proposte formative da vivere in un clima di divertimento e amicizia appositamente studiate per i nuovi adolescenti di oggi. L'adolescenza è una fase molto delicata ed importante nella vita di ogni giovane, dove i cambiamenti e le trasformazioni sono molteplici, dall'aspetto fisico a quello emotivo, dal modo di comunicare a quello di gestire le emozioni, dalla paura del giudizio alla mancanza di autostima, dal bisogno di attenzione, ascolto e considerazione all'amore. Oggi, in quest'era molto particolare che stanno vivendo i nostri ragazzi, vi è un urgente bisogno di contesti giusti, dove possano imparare a conoscere se stessi e tutto il potenziale che c'è dentro ognuno di loro, scoprire risorse, abilità e talenti che possono mettere in campo ed imparare al contempo a costruire relazioni di valore che potranno essere un importante punto di riferimento nella loro vita. In questo camp che si terrà in Toscana dal 28 agosto al 4 settembre, l'esperienza che vivremo sarà un percorso volto a capire il valore della nostra unicità, la ricerca della propria identità. Posso affermare con grande entusiasmo e soddisfazione, dopo 25 anni in mezzo ai giovani, che l'esperienza ti cambia la vita e l'esperienza che ci attende sarà un meraviglioso percorso per conoscere e portare a casa le 5 chiavi per scoprire la propria identità. Autostima, paura del giudizio, gestione delle emozioni, assertività, identità. Ognuno di noi è nato per essere e non possiamo permettere a nessuno di soffocare la nostra vera, unica identità. Dai a tuo figlio l'opportunità di conoscere questi strumenti per comprendere che la responsabilità e la possibilità di essere ciò che vuole diventare nella vita è nelle sue mani. Se anche tu per tuo figlio sogni e desideri un futuro felice e che mostri al mondo il volto autentico della sua identità e dei suoi talenti, noi lo aspettiamo perché possa vivere la magia dell'All Camp. Clicca qua sotto per conoscere tutte le info e se vuoi per contattarmi. Ciao! Sulla strada di casa, non mi sembra vero, ti ho incontrata per caso, ma nel caso non credo, quante cose da dire, l'importante è capire se vieni tu da me o vengo io da te. È solo un gioco che dura troppo poco, il tempo di una foto, scherziamo con il fuoco, bailando il toro loco, chissà se dopo tu vieni qui da me, vedrai che il cielo non ci trova. E poi addormentarmi un po' sulla tua schiena, da soli, io e te. Prendimi per mano, non dirmi neanche se torniamo, che non mi importa dove andiamo, oh oh. Basta che vogliamo, oh oh. Sono la tua bocca, sento gusto caramello. Fermati un secondo, che se no non mi concentro. Vedrai che il cielo non ci trova.
Devo andare? E buonasera a tutti! Montescudaio, buonasera! Che bello! Prendiamo posto, siamo tornati in questa splendida seconda edizione dell'All Camp, qui allo Human Village di Montescudaio! Che bello, che emozione! Come state? Bene? Bene. Ragazzi, ma vi vedo carichissimi! Ma stracarichi, con caramello, caramello non è cioccolata, cos'è? C'è. Innanzitutto fate subito un applauso per scaldare questo anfiteatro. Senti che energia che c'è. Alessandro, mi sembra di essere a casa. Siamo a casa, no? Mi sembra di essere a casa. Innanzitutto, come state? Ho già detto, stanno bene. No, ma io lo richiedo perché, capito, mi manca qualche decibel. L'ho chiesto qua, ora lo domando di qua. Vai. Come state? Oh, ora sì, ora sì, ora mi piace. Non si capisce però da dove viene, non si capisce. Uno di là, vabbè. Beh, Alessandro, sì, è un anfiteatro, è un anfiteatro, com'è circolare. Assolutamente. Tra l'altro noi oggi siamo qua per presentare un evento veramente unico nel suo genere. Come ho già detto, è il secondo anno che in questa piazza avviene questo grande avvenimento. Senti che ripetizione che faccio, ma è giusto dirlo. È il secondo anno che appunto viene fatto qua a Montescudaio il LOL Camp, organizzato da una persona splendida. Pensa, quando mi hanno detto che bisognava venire qui a LOL, ho detto: ah, c'è LOL, si fa LOL. Ci hanno preso su Amazon, ci hanno preso. Invece no, no, era Montescudaio invece. Ma è uguale, è uguale, è bello. Il calore che c'è qua, guarda, è veramente incommensurabile. E poi protagonisti non siamo noi, non saranno nemmeno gli ospiti, ma saranno ben, pensate, 39 ragazzi che in questo periodo si sono messi veramente alla prova. Hanno messo tutto loro stessi in campo per un obiettivo comune. Giusto, ragazzi? E soprattutto vengono da tutta Italia. Ma da ogni parte, ti giuro, Alessandro, tipo, sono tipo dialetti di ogni genere. Tipo, ne so, te da dove vieni? Dalle Marche, dalle Marche. Dalle Marche. Abbiamo già una regione estera la nostra. Poi facciamo un'altra. Lei con lo passata arancione. Ah, da Grosseto. Grosseto, vabbè, già più locale. Molto più locale. Uno da lontano. Emilia. Emilia Romagna. Emilia Romagna. Insomma, Alessandro, di tutti i generi, di tutti i gusti. Però ringraziamo innanzitutto tutti coloro che hanno reso possibile questo evento. Tutto ciò, esatto. I nostri sponsor, ripartirei con Castagneto Banca 1910. Esatto. Che insomma ha dato. Facciamo un grosso applauso, un grosso che sostenuto. Ha reso possibile, ecco, tutto questo. Mi sembra il minimo. E poi naturalmente alla nostra Toscana Live, il media partner ufficiale di questo LOL Camp, che quest'anno abbiamo veramente una regia pazzesca. Mamma dei tecnici, mia. Anzi, guarda, li voglio ringraziare veramente tutti. Ad uno ad uno. Guarda, alle camere Francesco Pitini e Giovanni Cavallini, che è anche il nostro direttore della fotografia. Michele Garbellini, assistente alla produzione, e Gabriele Bibbiani, ovviamente, il nostro Antonio Roberto, il nostro Cenci, regista Roberto Cenci, il nostro Roberto Cenci, no, ha la stessa concentrazione, esatto, ragazzi, ve lo giuro, è lì dietro che sta facendo delle immagini bellissime. Ricordiamo inoltre che tutta la serata è visibile sul sito www.toscana.live, quindi mandatela a tutti i parenti, amici, insomma tutti devono essere a conoscenza. Scusa, metti caso stasera non riesco a vedere questo evento, come faccio? Tu vai su www.toscana.live, su YouTube, sì, sui nostri canali, insomma un modo lo trovate, ci troverete in streaming, quindi non perdete l'occasione, mandate il vostro link a tutti i parenti e amici, mi raccomando, spammate, spammate, spammate. Che bello. E che dire, prima poi di presentare gli ospiti, perché questa sarà anche una serata piena di ospiti, vorrei qui al nostro fianco colei che ha veramente messo tutta se stessa in questo progetto, che ha investito tempo, soldi, insomma, veramente oserei dire la capessa, passatemi il termine, capessa di questo LOL Camp. Sì, qua. Sì, sì, centrocampo, ragione. La chiamiamo? Insieme? Signore e signori, con noi Eleonora Lecci! Eleonora, buonasera!
Buonasera a voi, ben ritrovati. Siamo sempre qui, è passato un anno. Io sono un po' dimagrito, lui un po' ingrassato. Sì, io sono ingrassato, non so come mai. Però siamo sempre noi qua fedelissimi. E quanta è l'emozione per il secondo anno di essere qua a riportare, insomma, questa allegria. Che poi, insomma, spieghiamo anche qual è il vero, diciamo, motore che questo camp ha al suo interno. Insomma, qual è il messaggio? Qual è... Spiegaci tu, insomma, Eleonora. Allora, io ho iniziato a prendermi cura degli adolescenti che avevo 17 anni, però ho conosciuto la crescita personale nel corso della mia vita e il cambiamento che ho fatto a livello personale, relazionale, in tutte quelle che sono state le mie relazioni è stato così potente che il mio sogno è stato quello di portare prima possibile nella vita dei giovani la crescita personale. E quindi, essendo l'adolescenza una fase tumultuosa, importante, difficile, che se non so se confermate quanto dico. Confermo. Ecco, ho pensato che portare la crescita personale agli adolescenti, fargli scoprire questo mondo, chi sono veramente, il loro potenziale, i loro talenti, poter davvero tirare fuori la migliore versione di ciascuno di loro, penso che sia la più bella avventura che si possa vivere già a questa età. Che bello! Fantastica, no? Ti voglio fare una domanda un po' più specifica. Perché un LOL camp? A cosa può servire? Insomma, veramente, questi ragazzi cos'è che affrontano tutti i giorni prima di arrivare a questa serata finale? Ecco, raccontaci tutto sto percorso. A noi ci piacciono, esatto, i viaggi. A noi ci piacciono i viaggi, capito? Allora, quest'anno le chiavi sono state diverse da quelle dell'anno scorso. L'anno scorso abbiamo fatto comunicazione, connessione, compagnia, come scegliere le compagnie giuste nella vita, il coraggio e la consapevolezza. Quest'anno siamo andati a lavorare sulla nostra identità, chi siamo, chi vogliamo essere nella vita. E quindi abbiamo fatto altre 5 chiavi, appunto l'identità, la paura del giudizio che ci blocca e ci paralizza tutti nella vita, l'autostima, che anche questa è una parte importantissima che ci tocca tutti quanti, le emozioni, quindi la gestione delle nostre emozioni, e oggi abbiamo fatto la comunicazione, perché spesso la nostra comunicazione è passiva, aggressiva, e oggi l'abbiamo trasformata, abbiamo capito com'è la comunicazione assertiva, cosa significa comunicare bene in tutte le relazioni che viviamo ogni giorno. Io ce l'ho anche compulsiva, ce l'ho, inoltre a questa, anche compulsiva. Alessandro, hai un'altra domanda per il onore? Un'altra domanda, ovviamente ci sarà un prossimo LOL camp. Qui chiedono LOL camp in continuazione, ci chiedono ci LOL piace camp. Che bisogna fare? Quando provano questa esperienza non vogliono andare, vogliono rimanere, vogliono prolungare, quindi noi dobbiamo ampliare il nostro percorso, quindi probabilmente a Natale, nelle vacanze, perché fra poco ricomincia la scuola e quindi non abbiamo più tanti, diciamo, periodi lunghi come abbiamo d'estate per poter fare 8 giorni come in questo caso, però prenderemo le vacanze di Natale, qualche weekend, continueremo a camminare insieme anche se siamo a distanza, perché oggi la tecnologia ci aiuta, è possibile anche questo, e quindi ci saranno tanti altri percorsi, avventure per crescere insieme, perché il viaggio più bello è quello dentro la nostra vita, dentro di noi, per cui quanto ci abbiamo ancora da viaggiare? Mamma mia, e quindi che sia un viaggio bellissimo per tutti voi, lasciatevi trasportare dalle emozioni di questa donna meravigliosa e ne vedrete delle belle. Grazie. Ma grazie a te Eleonora, grazie a te. Tanto ci rivediamo dopo, giusto? No, Eleonora lo sa, non ci abbandona, starà con noi tutta la sera, certo, infatti, lo sai, ormai è la nostra special guest. Grazie Eleonora. Grazie mille. Guarda, ti lascio per un attimo andare, perché poi lo sai, tornerai al nostro poi fianco. Tornerai con noi, che bello. Anche grazie. Per anticipare che insomma questa sera ci saranno tantissimi ospiti. Tra l'altro ci saranno Gin della Vega, Sara Bortolozzo, Napa One, Marco e Sandra Laurenza e AMG. Insomma, un partner di persone veramente, insomma, tutti i talenti locali, emergenti, sì, insomma, del mondo musicale. Del ballo, cioè. Sì, di tutto e di più, Alessandro. Che bello, andiamo a chiamare qualcuno intanto, che ne dici? Sì, dai, incominciamo a scaldare questa piazza. Questa piazza, no? Almeno con il primo ospite. Ah, qui devono fare un casino assurdo.
Sì, anche perché comunque lui è un ragazzo che viene dal panorama rap, insomma, non vi voglio anticipare niente. Ha già fatto parlare di sé, signore e signori, Gin della Vega. Eccolo qua, Gin, buonasera, accompagnato dal suo produttore, Luca Gambirasio. Un applauso! Che bello. E io ci tengo, viva Luca. Un viva altro Luca. Applauso a Luca, che è venuto qua dall'Irlanda. Dall'Irlanda, ragazzi. Pensa, lontano. Pensa il viaggio ha fatto. Irlanda. Ha fatto scala a Berlino. Scalo dove? Direttissimo. Dublino Montescudaio, atterrato qui allo Human Village direttamente. Esatto. Ragazzi, io voglio fare due chiacchiere con voi più tardi. Io, guarda, vi lascerei subito il palco senza presentazioni. Fate senza tutto voi. Va bene, ci state, ve l'autogestite. Tutto loro. Alessandro, lasciamo il microfono a loro. Yes. Gin della Vega. Grazie. E Luca Gambirasio. Siamo contenti, tanto parleremo dopo. E quindi, one. 2, 1, 2, 3, 4. Devi riuscire a fare tutte quelle cose che non puoi affrontare. Ma lascia stare, qua devi dare per amare. Ma lascia stare se non vuoi fare per amare. Hey, un altro giorno passa e per fortuna cammino a testa alta, ora mi godo questa luna. Lascia che sia da bifede. Lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia da bifede. Me lascialo tra gli squali, meglio morto che assassino. In testa troppe immagini, voragini, c'ho il cuore in tempesta. Da quando ne ho memoria, vecchia storia, bambino. Lascia che sia da bifede. Devi riuscire a fare tutte quelle cose che non puoi affrontare. Ma lascia stare, qua devi dare per amare. Ma lascia stare se non vuoi fare per amare. Ehi, devi riuscire a fare tutte quelle cose che non puoi affrontare. Ma lascia stare, qua devi dare per amare. Ma lascia stare se non vuoi fare per amare. Ehi, sono cambiate tante cose, le cose rimaste invariate. Di fatto sono poche scontate. Sono dati di fatto, sono dati non dati, ma ricordate che chi ama sa e vede la verità e non cede. La posizione, il suo passo, ha uno sguardo proiettato nel futuro. Ha imparato dal passato e dal cuore sempre pieno di coraggio. Devi riuscire a fare tutte quelle cose che non puoi affrontare. Ma lascia stare, qua devi dare per amare. Ma lascia stare se non vuoi fare per amare. Ehi, devi riuscire a fare tutte quelle cose che non puoi affrontare. Ma lascia stare, qua devi dare per amare. Ma lascia stare se non vuoi fare per amare. Ehi, devi riuscire a fare tutte quelle cose che non vuoi affrontare. Ma lascia stare, qua devi dare per amare. Ma lascia stare se non vuoi fare per amare. Devi riuscire a fare tutte quelle cose che non vuoi affrontare. Ma lascia stare, qua devi dare per amare. Ma lascia stare se non vuoi fare per amare. Devi riuscire a fare quello che non vorresti. Non aver paura dei contesti, sono solo gesti, attimi e pretesti. Devi riuscire a fare quello che non vorresti. Non aver paura dei contesti, sono solo gesti, attimi e pretesti. Magnifico Luca! Ok, va bene. Ok. Sostanzialmente è sempre bello venire qua. Questo è il secondo anno che viene fatta questa bella manifestazione, il secondo anno che veniamo chiamati e noi siamo felicissimi di questa cosa. Perché nella vita, ragazzi, ci vuole un sacco di speranza, bisogna volersi bene. C'è un sacco di cose brutte nel mondo e l'unica luce ci può essere siamo noi. Quindi vogliamoci bene in qualità di esseri umani. La cosa più importante di tutti. Veramente. Poi io di solito quando poi inizio a parlare so pure un po' logorroico, quindi ve la risparmio sta cosa e si fa il secondo brano. Poi magari parleremo dopo. Cioè questo è quello che succede quando parlo. Vai, grazie. Bravi. Bravi. Grazie. Sono fatto di momenti, di suoni, frizioni, di azioni, frazioni nel mentre. Ti do atto del fatto che a volte mi oppongo e mi impongo per niente. Sono fatto di intenti, 9000 frammenti.
Sono fatto di che, sono fatto di che, sono parte dei tuoi segmenti. Da tempo al tempo intanto tenta, fratello tenta, ritenta ancora attento. Cambia il vento, scorrono le stagioni, traiettorie di persone creano nuove intersezioni. Sono consapevole di quello che voglio, non lo sciolgo, su quello che trovo, se quello che do crea quello che è nuovo. Quello che so è solo che sono solo un uomo. No, non voglio ridurmi a questo, voglio essere migliore di chiunque io sia adesso. Siamo risultati di variabili. Siamo soggetti all'instabilità degli eventi. Siamo astri in equilibrio, alla ricerca di noi stessi. Siamo fatti distanti intanto, siamo nati distanti, infatti l'istinto ci ha spinto a non starci accanto. E usiamo frasi d'attacco e non badiamo a fatta più che abbiamo a fianco. Non vogliamo un sacco, ci aggrappiamo a ripianto. E usiamo frasi d'attacco. Non troviamo chi siamo, non vediamo e perdiamo. Sono parte di te, tu sei parte di me, siamo parte di quel che siamo. Siamo parte di un piano, siamo parte di un piano. Non troviamo chi siamo, non vediamo e perdiamo. Sono parte di te, tu sei parte di me, siamo parte di quel che siamo. Siamo parte di un piano. Credo che alla fine della partita si voglia tutti quanti solo ed esclusivamente la stessa cosa: la felicità. La rendiamo una cosa difficile perché sostanzialmente non ci è stato insegnato come si fa a mantenerla, a perpetuarla. Non si parla neanche di standard, secondo me è solo ed esclusivamente una questione di educazione che non abbiamo, ma che possiamo imparare. Quindi, nonostante i nostri difetti, credo che l'importante sia cercare di essere le persone migliori che si è, nel bene e nel male, per noi e per gli altri sempre. Fine. Bravi! Bravi! Grazie! Gin della Vega, Luca, accompagnato da Luca Gambirasio, Human Village, che meraviglia! Io direi che come inizio è stato tanta roba, eh? Ho sentito una bella risposta da parte del pubblico, vero? Sì, sì, e siamo tutti un sacco felici. Siete contenti, eh? Sì, siamo contenti, guarda, è il secondo anno, come ha detto Gin, e siamo veramente contenti di essere qua. È la prima volta che sento parlare Luca Gambirasio, ve lo giuro, eh. A un altro evento non ci fu nemmeno di salire sul palco, non ci fu versi. Almeno basta, a questo giro ci ha detto una... Grazie Luca. E io di solito suono e basta, ogni tanto parlo. Lui fa parlare la musica, fa parlare gli strumenti ed è giusto così. Che bello. Tra l'altro, guarda, parliamo anche un attimo dei vostri progetti, insomma, che avete in atto, progetti futuri, perché insomma sappiamo diverse cosettine, eh. Allora, sostanzialmente noi abbiamo deciso quest'anno di uscire con un singolo al mese per tutta la durata del 2022. Fino a dicembre, se non sbaglio, giusto? Sì, fino a dicembre. Il primo pezzo che abbiamo portato oggi è, si intitola Devi Riuscire, è uscito il 27 di agosto, quindi pochi giorni fa. Ecco, quindi veramente fresco fresco. Assolutamente, anzi, andate ad ascoltarlo, bravi! Mentre il secondo è sempre inedito! Prendetevi questo applauso. È sempre inedito, uscirà a dicembre e quindi aspettiamo dicembre per... Quindi è proprio la chiusura, è la chiusura del ciclo. Chiusura del ciclo, apertura di un nuovo ciclo. Bravo, esattamente. È sempre più importante. Come il calendario Maya. Bravo, no, manca a fa così, però... Ancora, rinnoviamo l'applauso! Gin della Vega! Gambirasio! L'album Gin, come si chiama? Bravi! Bravi! Bravo. Grazie! Che meraviglia, che meraviglia! Fantastici! Poi io con Gin della Vega c'ho anche un certo film. Quando sento parlare di Gin, Gin a me mi si illuminano gli occhi, mi sento al bar. Gin.
Mamma mia, Alessandro. Guarda, io detto questo, non so perché, ma rivorrei qui al mio fianco Eleonora. Eleonora, perché poi io mi sento solo senza Eleonora. Eleonora. Ecco. Guarda come stai bene in mezzo a noi. Sto bene, anche l'anno scorso mi sono trovata bene qui. Vero? Tutto e zac, e zic, e zac. Hai visto i lavori fa? E torna a sedetto. E ritorna. Ma fa dei lanci, dei salti. Mamma mia. Per stare con i giovani devo stare... Dice, bella, in forma, bella allegra. Sei più in forma di me, cioè, magari... Vabbè, di me ci vuole poco, eh. Ah, sì. Che mi dici? Che ti dico? Che sono felice, che l'esperienza che vivo qua dentro, io la chiamo la magia dell'all camp, perché dovrò provare a raccontarla ai genitori e non ci sono le parole per raccontarla ai genitori. Come fai a raccontare un genitore? Guardi, suo figlio ha avuto un'esperienza mistica, fuori del normale, ha imparato a relazionarsi. Ma perché? Prima non le sapeva fare queste cose? Potrebbe essere una risposta. Sono temi che prima non avevano mai affrontato, che loro ho nel... cioè, tutto ripreso, tutto documentato, quindi certo. Tutte le testimonianze sono custodite preziosamente, quindi loro che parlano e che dicono che questi temi non li avevano mai affrontati, mai conosciuti, e le consapevolezze che sono uscite sono spiazzanti. Che cosa si è emerso da questo LOL camp? Io sono curioso ora, voglio... No, scusami, mi mette questa curiosità addosso, che ragazzi, cavolo. Ma che va fatto Eleonora? Che va fatto sta donna? No, ma mi ha messo... Che dici? Alzata la mano così, tanto per... No, gli fruteva... Voleva dire qualcosa? Sì o no? Net. Lola. Dai, dai, una testimonianza. Voglio una testimonianza in diretta. Dai, vengo lì. Vai, Fede. Avvicinati. Io rimango con Eleonora. Chi è Lola? Lei? Ok, Lola. No, Lola lei. Chi è Lola delle due? Vogliamo Lola. Oh, applauso che ci raggiungono a centro palco. Veniamo al centro, oh, eccoci qua. Prendetevi la luce del riflettore. Guarda che riflettore, San Siro. Allora? Ragazzi, io voglio sentire un parere, non lo so, insomma, comunque avete avuto questi giorni molto intensi. Dateci un feedback. Feedback. Allora, sì, ok, mi sembra... Io principalmente sono venuta qui perché... mi ci ha portato un'amica che conoscevo proprio da una settimana. No, perché mi sembrava una cosa molto nuova, molto fuori dall'ordinario, e perciò pensavo che sarebbe stata una buona esperienza, insomma, in complesso. E infatti l'è stata, perché ho trovato un sacco di persone attive, simpatiche, che appunto sanno ascoltare. Ed è una cosa che di solito io non trovo in certe persone, però adesso insomma mi ritrovo circondata da proprio coach e ragazzi che sono molto amichevoli, quindi è molto bello. Allora, io ho deciso di venire perché allora stavo in vacanza e mamma stava su Facebook e vede sto LOL camp, e una vacanza con ragazzi che non conosci. Io subito appena ho sentito vacanza ho detto sì, voglio venire, poi mi ha spiegato tutto e niente, poi qua quando sono venuto è stato bellissimo, già dal primo giorno abbiamo fatto amicizia, sono persone veramente brave sia i coach che i ragazzi. Mi trovo benissimo. Ma io direi, insomma, qui c'è della contentezza, qui voglio dire, il nostro c'ha un sorriso a 30 denti proprio. Che meraviglia, vi siete divertiti, dite la verità. Lorenzo, tu vieni da Roma? È romano. Certo, se e sei. Tu? Da Grosseto. Ah, lei è la grossetana di prima. È la grossetana di prima. Quante c'era di Grosseto? Non era di anche Grosseto. Sofia che è di Grosseto. Oh mamma mia, siamo internazionali. Sofia, viva Grosseto. Te che c'entri al mezzo. Sofia di Grosseto. Bene. Insomma, io direi, guarda, siamo veramente già a un buon punto, eh? Sì. Eleonora, ma loro sono tra i più bravi? Hai avuto delle preferenze? Hai avuto... Ora non lo so. Sono delle domande un po' cattive, però...
qua c'è l'imbarazzo della scelta delle svolte che ci sono state nella loro vita. Quindi puoi pescare a caso, guarda. Che bello! Io ne pesco un altro, eh! Dopo magari, facciamolo dopo. Dopo? Ma quelli mi sembrano parecchio... Sì, però ci dice partecipi, di... Ci dice di fare il riccio. Se fa riccio, eh? Riccio, sì. Ok, va bene. Allora, voi preparatevi, non muovetevi dopo, di lì, perché dopo questa nuova esibizione vi avremo con noi, va bene? Va bene? Promesso, non ci muoviamo di qui senza di voi. Andiamo avanti con la serata, ok? Andiamo avanti con la serata, perché abbiamo un altro ospite. Una maestra. Sì. Vero? Pensate, questa ragazza, è una ragazza. La pischella. Ha iniziato a cantare da sempre, canta da sempre. È arrivata a un certo punto, fa: voglio fare la maestra. Così, decide di fare la maestra nelle scuole. Esatto. Però nonostante tutto, continua a cantare, a coltivare questo suo sogno. E stasera è qua a portarci due cover splendide della nostra musica italiana. Andiamo a chiamarla? Chiamiamola, dai. Signore e signori, Sara Bortolozzo. Sara, buonasera. 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 Tutto bene? Tutto a posto? Tutto bene? Ecco, tra l'altro io e Sara ci conosciamo già. Questi già si conoscono. Certo, scusami, ora lascia perdere che comunque tu sei di Rosignano? Indovinato. Rosignano, pensa, sei? Io sono di Piombino. Sei di Piombino. Sono di Piombino. Pensa, prima con sua sorella Elisa, che saluto perché mi ha detto che qua, eccola là, ciao Elisa! Ciao Elisa! Sia con sua sorella che con lei abbiamo fatto il cantagiro. Il cantagiro. Il cantagiro, no, perché sei tedesco. Ha fatto il cantagiro, questa manifestazione, finalisti a Fiuggi. Si è fatto, guarda, un tanto divertimento anche là. Però oggi è qua, ci canterà queste canzoni favolose. Allora ti lasciamo con queste canzoni. Grazie. E parliamo dopo, ok? Sara Bortolozzo. E vai! Grazie. Se tutta colpa mia, non me lo perdonerei. Quante volte hai detto, il tempo non cancella. Nella mia stanza l'odore di noi, che non passa mai, che lentamente scivola come pioggia su di me e mi bagna la faccia. Lascio un solco perfetto di sorrido distrutta. Sono pazza, lo ammetto. Amore, 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 andiamo via. Chiudo gli occhi, non mi importa, ma tu portami via. Amore, 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 amore mio. Ogni giorno mi sveglio, tu sei già andato via. Ancora, sei forse solo colpa mia. Lontano.
Grazie. Adesso passiamo a un secondo brano. Che voce calda, vi giuro, mi sembrava da dietro una radio. Ho detto, ma in playback, invece è dal vivo, è live, quindi l'applauso è doppio. Grazie, grazie mille. Ti sei divertita? Tantissimo. Un po' senti il calore questa arena. Sì. Questi ragazzi sono favolosi. Ecco, che bello! Davvero, Sara, grazie. Grazie a voi, grazie, grazie a te, mille. Grazie a te. Grazie, ciao. Tra l'altro io non so Alessandro dove è andato, il mio altro presentatore mi ha lasciato solo. Io non vorrei avesse avuto qualcosa allo stomaco e corso al bagno. Ho detto, boh, chissà. Però io, vabbè, ne approfitto a maggior ragione che so da solo per avere, insomma, un incontro con Eleonora. Eleonora! Eccola qua. Lo sai, non posso andare avanti senza di te, lo sai. Felicissima. Anche perché, insomma, ci sarebbe una sorpresa. Una sorpresa, dai, sì, ci piacciono le sorprese. A me da morire. Che succede?
Ah, una chiamata. Chi sarà? Sparita. Pronto? Sì. Pronto, con chi parlo? C'è qualcosa di disturbato. Non è che Alessandro Umbagno che ci sta chiamando ci sta facendo uno scherzo. Pronto? Non c'è Versi. Pronto? Eccola, pronto! Con chi buonasera, parlo? Buonasera a tutti, sono Aida, la mamma di Lorenzo. Eccolo! Eccolo! Lorenzo, torna qua! Sei venuto prima a farci due parole e tac, chiama mamma. Aspettavo prima che mi chiamavate. Saluta mamma. Ciao, ma. Ciao, Lorenzo. Ciao. Come va? Bene, bene, tutto a posto. Sono contenta, ti sento emozionato. Mi sa. Sembro. Ti saluta anche papà, eh? Sì, ciao papà, non so dove stai, vabbè, ciao. E qui, è qui. Ciao papà. Ciao Lori. Ciao. Alice. Alice. Alice, fa la nanna. Ti saluta solo Ciro. Ciao. Lorenzo, allora cosa mi racconti di questa bella avventura? È stato, cioè... mo devo ancora finire, è bellissimo. Cioè, con tutti i ragazzi, veramente, fin da subito, prima con alcuni, poi con altri, però abbiamo fatto tutti amicizia. Poi i coach ogni giorno ci hanno fatto delle chiavi nuove per aiutarci a crescere, è stato veramente... Cioè, poi ci proprio motivano, poi... praticamente quasi ogni giorno, quasi ogni chiave mi sono messa a piangere perché mi emozionava. Non piangere anche ora. No, no, non piango, non piango, sono solo... Se piango, piango di gioia, però no, di paura. Siccome sento questa emozione forte, ma lo rifaresti? E certo. Ah. Prendi già la prenotazione di Gesù, direi Leonora. vabbè. Va bene, è prenotato per il prossimo camp. Va bene. Va bene. Mi fa. Io volevo solo dire due parole a tutti i ragazzi, non solo al mio. Se è possibile. Certo. Certo. Grazie. Vai. Allora, innanzitutto vi volevo dire, ragazzi, il mondo è veramente nelle vostre mani e sicuramente questo camp è stato un trampolino. E l'augurio più grande che vi faccio è che riuscirete nel vostro futuro a realizzare tutti i vostri sogni, ma soprattutto a colorare questo mondo che ha bisogno dei vostri colori, delle vostre emozioni e dei vostri sentimenti. E ve lo dico con il cuore in mano. Fai un saluto a mamma e ringraziala per questa esperienza, via! Ciao mamma, grazie, grazie, grazie! Mua. Grazie a tutti voi, grazie Leonora, grazie! Grazie signora! Grazie a grazie. Voi della fiducia, di avermi affidato la cosa più preziosa che... Abbiamo messo in onda qualcosa di unico. Radio Meravigliosa, il sound che ti meraviglia. È l'anima del commercio la pubblicità, ricordiamocelo, è l'anima del commercio. Eleonora, vuol dire qualche altra parola prima di lasciarci momentaneamente? Sì, vorrei fare un ringraziamento speciale, perché era la prima cosa che volevo fare, però poi mi emoziono anch'io, al Human Montescutaio Village, che è un luogo meraviglioso dove è nato questo progetto. E quindi volevo ringraziare questa struttura che ci accoglie ogni anno e che ci dà veramente... tutto a disposizione per fare un lavoro strepitoso. E poi volevo ringraziare i miei favolosi coach, senza i quali tutto quello che ne ho veramente, sono coronata
di preziosissimi coach che aiutano questi ragazzi e che sono l'anima di questo progetto. Ah, ma ce n'è un'altra? Ah, ma io non lo so. Un'altra sorpresa, ragazzi. Ora chi tocca? Pronto? Sì. Oh, buonasera. Ciao. Con chi sono in ascolto? Sono Serena, la mamma di Emma. Dov'è Emma? Emma, vieni qua. C'è la mamma al telefono. Ora chissà cosa gli racconta lei. Guarda, guarda, già si mette la mano davanti, si vergogna, emozionatissima. Vieni qua, scaldiamo. Vai, vai. Ciao. Ciao, amore. Ciao, mamma. Tutto bene? Sì, sì, tutto bene, tutto bene. Ok. Allora, senti, ti volevo chiedere una cosa. Secondo te... Che cosa avete fatto di tanto importante che è stato per la tua vita in questo camp? Soprattutto, cioè, secondo me, intendo per la mia vita, lavorare sull'autostima o sulla paura del giudizio, perché so che mi potrebbe aiutare. Ne sono certa. Come ti sei trovata? Mi sono trovata tanto bene, mi sono fatta anche tanti amici. Ne ero certa di questo. E soprattutto qual è la chiave che ti è piaciuta di più di tutti? Non ho capito. Ah, la chiave. La seconda, sempre quella dell'autostima. Io spero che ti sia stato veramente utile. Sì, anche io. Ne sono certissima. Sì, sì. Poi vedremo quando ritorni a casa. Sì, sì. Ok. Okay, non ciao. Vedo l'ora di rivederti. Anche io. Ciao. Ciao, ti voglio bene. Anch'io. Era una minaccia, Sì. Signora, grazie, grazie mille. Grazie a voi, grazie che a bello. Voi. Mamma mia, Eleonora, io veramente poi anche vedere queste ragazze si emozionano, che hanno anche questa vergogna davanti a mi emoziona, perché poi anch'io le sento queste cose dentro di me. Io sono un bimbone, Sei invitato al prossimo camp. Toccherà venire anche a me. Mi ci volete? Vengo. Ma io metto la maglietta e faccio come loro, E poi voglio però mamma nella cassa che parla. Matteo, com'è stata questa bellissima strafiga mamma? Le faccio così, va bene? Benissimo, benissimo. Sei dei nostri. Va bene? Sei dei nostri. Eleonora, guarda, ti ringrazio. Sì. E faccio venire un attimo un nuovo ospite. Allora, io non so come presentarlo, perché qui non mi hanno dato né nome né cognome, io non so nulla, però mi dicono che è venuto un personaggio direttamente da Roma, pensate, precisamente da San Pietro. Io non so se, insomma, come presentarlo, se mette un tappeto rosso. Dice: abbiamo con noi Papa Francesco. Padre Bonaventura. A me mi sembra Pepe, però non sono sicuro. Buonasera. Fratelli e sorelle. Buonasera. Sono molto felice di essere qui stasera. Mi hanno invitato a questo campus. Si fa l'eco da solo. No, ho mangiato il couscous. Ha mangiato il couscous? No, era il campus. Eccolo. Eccolo l'eco. Abbiamo, grazie alla regia. Ora mi sento a casa. Senti, sembra di essere al Vaticano. Zitto. Ah, ci sono. Saluta anche tutti. Tutti i ragazzi. Questa no. Zitto. Zitto. Raggiungi il centro falco. È colpa dell'eco. Senti come si vede bene, sembra l'Arena di Verona. Padre, tra l'altro io noto in testa, cos'è che si è messo, un FP2? Certo, ho finito tutte le papaline.
Ho finito tutte le papaline di questi tempi, meglio proteggere la testa. No, no, ma su quello io non ci piove, non ci piove, però insomma mi sembra un po' atipica, la FFP metteva bene. Sì, ma almeno questo è anche un segno di pace. Di pace. Di pace. Io però sono venuto qui stasera per far cantare questi fedeli, Eli, che tutti voi sapete l'inno. Vero? L'inno fratelli. No, quello è classico. Io voglio tipo Osanna e Osanna e Osanna Cristo Signor. Osanna e Osanna e. Ma che è sta cosa? Osanna Cristo, Cristo Signor. Oh. I cieli e la terra. Padre, ma non mi sembra il luogo adatto per fare questa cosa, mi bravissimi, scusi. Bravissimi, fatevi un applauso, siete meravigliosi. Padre, momento serio, sì. Momento di pathos. Visto che, insomma, averla qua a Montescudaio, insomma, mi sembra una cosa molto rara. Faccio una benedizione a questi ragazzi, insomma, che hanno fatto questo percorso, il LOL Camp. Non so se lei ha sentito, insomma, se gli è arrivata al Vaticano questa notizia. Sì, mi è arrivata un'email, non lo so, l'ho letta. Un'email, una fake. Poi era letta, non so se era Enrico, l'ho letta, comunque è una cosa terribile. E io vorrei fare una benedizione a uno in particolare. Scegli tu tutta il pubblico. Ma guarda, se scelgo io prendo il cameraman, no, perché lui ha tanto bisogno di una benedizione. Ciao Francesco! Mi stanno indicando da quella zona, eh? Ah, quella zona. Ah, guarda. Tra l'altro ci sono quei ragazzi che erano rimasti prima in sospesi. Li faccio venire qui sul palco? Certo, fagli venire qui. Venite ragazzi, venite a conoscere il Papa! Papa Francesco in esclusiva all'All Camp. Buonasera. Buonasera. Piano che me la stacchi la mano. Buonasera. È venuto a conoscere fa. Oh bro, oh bro, è Papa Francesco. Oh, bro. Vai uomo. Vai uomo. Allora, come ti chiami fratello? Mattia. Mattia. Sì. San Mattia. Tu come ti chiami? Silvia. Silvia e Matteo, no è Mattia, Mattia, Matteo è lui, da dove venite? Io Lombardia, Como, Emilia Romagna, tutti al nord, Papa che parla, comunque vi faccio la benedizione, ok? Non so, voi siete dei cristiani, andate in chiesa? No. Bravi, ecco vedi, ho trovato proprio quelli giusti, potevo farmi cazzi, fare i miei. Comunque nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Potete andare in pace. Vuoi uomo? Grazie. Ma con chi ce l'ha? Un applauso a questi ragazzi! Chi è l'uomo? Padre, ha qualcos'altro da aggiungere? Io penso che il prossimo anno a Montescudaio... Non lo so, Non tornerà lei? Non lo so, perché questi fedeli vanno cristianizzati. Vanno cristianizzati, ma da ora. Dopo ci penso io, penso io, li porto il verbo. Domenica innanzitutto la Santa Messa. Ecco, ricordiamoci, ragazzi, le chiese di Montescudaio qui in centro. Ok, io ti do la benedizione anche a te. Ecco, io ce l'ho bisogno, guarda. E vado a pregare. Grazie, grazie. Un applauso, Papa Francesco, alias Alessandro, Pepe, ma dove vai? Ma torna qui, scusami, a questo punto, anche se sei vestito da Papa, ma presentiamo la... Scusami. Ah, vuoi presentare? Salve, sono sempre io. Anche se mi la vedo. Ma scusa, te ne vai così, almeno... facciamo tornare insieme Eleonora sul palco, scusa. Eleonora, così mi lasci lo scettro a lei e ti vai a cambiare nel frattempo. Eleonora vicino al Papa non mi era mai capitato, bellissimo. Vai, si vada a cambiare, maestro. Grazie Alessandro. Eleonora, fantastico. Oh, dopo la benedizione del Papa penso che siamo a posto, il LOL ora. Ma c'è anche il Vaticano che dà soldi ora. Ci sarà anche sponsor il Vaticano. Il Vaticano, cioè. Più di così. Ora che cosa hai in mente? Perché io non so, lei è la donna che mi sorprende ogni volta. Chiamata all'improvviso, situazioni con questi ragazzi. Che c'hai ora? Che ti sei inventata? Mi sono inventata intanto una festa domenica, però non la posso dire perché... Dice, se è una festa, se è una sorpresa. Una sorpresa. Ha mantenuto il segreto. Ok, quindi ragazzi, già svelato che domenica ci sarà qualcosa di particolare.
E poi sto elaborando prossimi progetti e sorprese per loro, però se poi gliele dico tutte... Giustamente, manca l'effetto sorpresa. Ovvio. E quindi lo manteniamo. Sì. Intanto dopo questo camp vado a Barcellona a fare anch'io un corso di formazione e pensa che qualcuno con i propri genitori mi seguirà. Quindi no. Facciamo anche... Non ci credo. Sì, 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 sì. Quindi sì, voglio sì. dire, anche i genitori stanno sposando appieno le tue proposte, le tue attività. Stanno appieno iniziando questo percorso insieme genitore figlio che li porta a sintonizzarsi, come dico io. Ragazzi, io non so più che cosa dire. Voglio dire, queste possibilità non vengono date tutti i giorni a ragazzi della vostra età. Quindi veramente è importante trovare persone come Eleonora, come il suo team, che credono in voi e hanno proprio la voglia e la necessità proprio mentale di farvi crescere e di farvi sperare, insomma, sperando un giorno di poterli anche inserire, certo, nella vita di tutti i giorni nella maniera più semplice e giusta, esatto, per ognuno di loro. Esatto, esatto. Ognuno di loro sarà una luce nel mondo, ne sono sicura. Che bello. Ragazzi, fate un applauso, perché io non l'ho mai incontrata una donna così nel mio percorso, quindi ritenetevi veramente fortunati. Sì. Chissà. Che belle le sorprese. Ci arriverà un'altra sorpresa? Sì. Sì? Sì, sono belle le sorprese. Io sono un po'... Regia, abbiamo una sorpresa? Sì? Ah, ok, dopo. Quindi posso presentare il prossimo ospite? Perfetto. Ok, va bene. Dopo abbiamo un'altra sorpresa, ragazzi, quindi non muovetevi di lì perché qualcuno di voi potrebbe essere interpellato. Allora a questo punto presentalo con me il prossimo ospite, okay, visto che Alessandro è a cambiarsi. Ok, chi abbiamo? Abbiamo un altro cantante. Un cantante che è della zona di Cecina, lui si chiama Napa One! Proprio così a freddo, ti ho presentato. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera a Montescutaio, buonasera all'All Camp. E che dire, questa sera incendierai questo palco con due brani tuoi. Ci provo, ci provo. Ci provi. Che insomma faremo due chiacchiere alla fine. Insomma, bravo, lasciamo anche qui la Luna del Mistero. E quindi che dire, vi lasciamo con Napa One. Ok, allora, a me piacerebbe una cosa. Mi piacerebbe che tutti voi veniste tutti qui davanti. Forza! 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 Ok, fatemi sentire. Oh! Oh, oh! Ok! Vai, manda! Ok, ok, ok! Sì! Se vuoi la roba tosta, Napa One va come un missile. Sul disco dei che ieri lanciamo passi scosse sismiche. Quindi con noi non ci vivi, man, le nostre sono realistiche. Fin dalle jam, one man band, il vostro rap. Liste, la giovani che sogni, pensieri come messaggi. A volte quello che scrivo diventa futuro, scudi per esagi. C'è chi ha quanti disagi, sappiamo che sono plagi. Metto un X come la G, oltraggio al rap. Mistico passi con rime, stile classico passa il confine. Lingua come un elastico, drastico passo droppando mine. Dicono quando rapo sembra quasi mangio puntine. Sti cazzo di rapper sono cambiare sulle tartine. Mi sento, mi commuovo da tante rutine. Se fu le ragazzine, mi fanno cagare le frasi bruttine. Sembrano frasi estine, io una posta a merda, giù dalla merda. Uso la come concime, almeno lo scopo, porti la gatta e dopo fumo le cime. Ancora penso la musica a capo il mondo. Lo faccio per ogni uomo che ha visto il fondo. A me è servita rialzarmi, non mi nascondo. Perché ogni diavolo ha pagato il suo conto. Ed ogni uomo ha il suo inizio, segreto vizio. Per ogni caio sembrone il fottuto tizio. Con il mio conflitto interiore c'ho l'armistizio. E grazie al mic, demone, grazie al micro neutralizzo. La scena rap sembra un talk show dove raccontano storie, tre, violenza, droga, sex. Vita limite, rissa e gag, a me sta roba non prende. Sono antiquato, mummificato, io tra chi le più grand man. La paura tipo Dexter, la musica è vita in salita. Il cambio stacco, rime come rapini che lancio. Mi fermo, lancio le scarpe nel parto. Il mio fini spike lì, il vostro fini di infarto. O come che quando parto, a mamma mia ho un infarto.
dicono Globo e Briga. Ma io invece la sfiga di essere un buono, se mi fa male sai cosa c'è sfiga. C'è chi coglioni Maria, ma come Mr. Rubica, che spamma e pensi più love, ma qualcuno gli scopa la figa. Qui la mia saga continua in prima linea, per il mio logo sulla locandina, sotto il mio pago c'è poco, testa che sono loro, e sempre un'altra carnecina. In progressione tipo prima, folla che salta non rima, le grida come la torsina. Ancora penso alla musica cambia il mondo, lo faccio per ogni uomo che ha visto il fondo. A me è servita a rialzarmi, non mi nascondo, per ogni diavolo ha pagato il suo conto. Ed ogni uomo ha il suo inizio, segreto vizio, per ogni caio sempre ogni fottuto tizio. Con mio conflitto interiore c'ho l'armistizio, e grazie al mic, grazie al mic neutralizzo. Su 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 su. Yeah yeah yeah. Su 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 su. Oh oh, bella voce scudaio. Oh 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 oh. Boh, siete bellissimi. Ok, vai, ora farò un pezzo che si chiama Politica di strada. Visto che siamo in periodo di lezioni, dico due messaggi di quello che penso. Wow! Siamo fantocci di pezza, con gli spilli nell'anima, in un sistema formato che mangia stamina. In questo stato malato sei stato marchiato, arruolato dalla casta, incastrato nella patria del teatro organizzato, dove loro sono registi, tu solo una comparsa. Resti cibo per ministri opinionisti, paghi per reati scomparsi dai registri. Piccolo uomo con un grande dono, sputare merda sopra il mic microfono. Resto con i deboli mai dalla loro, non giuri con loro ma corona da loro. Sognate pene col cazzo potete averle, autosportive intanto prendete sberle. Aprite gli occhi, siete porci con perle, fasci rap, sentinelle mascherati da ribelle. Heart, brain, mic, politica di strada che è sputo sul grip. Sti fitti comunisti, radical chic, non valgono un click, ai siti che diffondono il link. Heart, brain, mic, politica di strada che è sputo sul grip. Sti fitti comunisti, radical chic, non valgono un click, ai siti che diffondono il link. Discussioni di cervelli illuminati sui social, nota, no fast, aperitivi mi sboccia. Noi che siamo con la merda qui sotto le tue ginocchia, con la solidità di una roccia. Siamo la goccia che trabocca dal vaso di Pandora. Mano avanza che suda dalla prima all'ottava ora. Ma nonostante tutto non si china, sorride ancora. Ultimi banchi in un'Italia meschina, fuori dai partiti, fuori dalla tua dottrina. Siamo fuori di testa, nel loro fianco una spina. Mi puoi dire uno, ma sto canto continua. Non parlo se presumo, attacco se sono sicuro. Siamo una bomba che attende solo l'innesco, sotto il culo dei potenti innocenti dopo il processo. Sulle strade è in corso un nuovo processo, qui non serve l'avvocato, il verdetto è già stato emesso. Heart, brain, mic, politica di strada che è sputo sul beat. Stipiti comunisti, radical chic, non valgono un click, ai siti che diffondono il link. Heart, brain, mic, politica di strada che è sputo sul beat. Stipiti comunisti, radical chic, non valgono un click, ai siti che diffondono il link. Ci siamo o no, Montescudaio? Ci siamo o no? Su, 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 su. Yo. E questo era un po' di rap. Oh, oh, oh. Si sente? Ok. Ma oh, sì. Allora facciamo una cosa veloce. Aspetta un attimo. Vai, 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 tranquillo. Mi metto qui, non ti rompo. Allora, un secondino. Io voglio che questa parte faccia boom e questa parte faccia cia al tempo che vi dico io. Boom, cia, boom, cia, boom, cia. Ok, ok, proviamo a fare un po' di freestyle. Arrivo, io non sono mica Umberto Smaila. Queste rima tutta puta rima improvvisazione. Arrivo, c'è un motore tipo esecuzione. Oh, arrivo come un trattore e faccio vendemmia. Questa rima arriva e non bestemmia. Ho lo stile duro tipo tale a legna. Bevo come spugna giù dalla Sardegna. Proviamo così, no? Yo. Grazie a tutti. Napa One! A che pezzo di freestyle! Com'è andata? Ma penso bene. È spaccato.
spaccata. Allora, tra l'altro, prima di lasciarti, vorrei dire anche due cose, insomma, sui brani che hai appena presentato. Primo brano, noi, Climax, scritto da lui, dal nostro Nata One, e prodotto, perché poi anche la produzione è importantissima, perché il produttore è colui che dà veramente la musica, nel senso, esatto, quei suoni, l'arrangiamento ad un brano, che è EKL. DJ EKL. Eccolo, lui lo dice meglio di me. Però lui non è proprio un produttore, diciamo, che si occupa di rap, lui fa un altro tipo di musica che si chiama la drum and bass. E ci siamo ritrovati per fare questa collaborazione. Comunque abbiamo fatto questo singolo, di cui c'è anche un video. Non hanno No, però è andato in onda sullo streaming, che trovate su www.toscana.live, ricordiamolo. Esatto, in cui ho perso la parte di Dexter Morgan, che sarebbe il serial killer dei serial killer. Quindi ricordiamolo, insomma, c'è anche un video con un certo... Io l'ho visto un pezzettino, dopo lo finisco, eh. Ho iniziato prima nel backstage, ti giuro, dopo lo finisco, mi è sembrato molto interessante. E poi c'è Politica di Strada, che appunto tratta questo tema della politica contemporanea in una certa maniera, secondo la tua visione, giustamente. E possiamo dire che il disco a cui... Esatto. Ecco. Allora, le piche... diciamo così, pubblicherò a breve, si chiama Necronomicon, che contiene appunto politica di strada. E Necronomicon perché? Perché io sono un appassionato di racconti horror, e in questo concept mi sono ispirato a Lovecraft, che è uno scrittore degli anni 20, non so se l'avete mai sentito nominare. Assolutamente. E insomma, io a casa ho quel libro nero, il Necronomicon. Esattamente, perché mio fratello è un grande fan come te, quindi insomma, allora, quando prima ci siamo fatti due chiacchiere su questa cosa, mi ha lasciato molto affascinato. Grandissimo. Quindi complimenti! Bella! Ancora un applauso! Napa One! Grandissimo! Alessandro, qua, Alessandro, che ne pensi di questo? Sono tornato, Ti sta divertendo? Sì, mi sto divertendo un casino, guarda come si stanno divertendo loro, eh. Ti sei perso? Vero? Vi state divertendo? Sì. Chi ha detto no? Chi ha detto no? Vai, uomo. Alzi la mano, chi c'ha il coraggio, chi ha detto no? Ah, l'ha detto lei! Vabbè, dopo la chiamata con la mamma c'ha ragione, eh. Oh, io l'ho vista. C'ha ragione. Era emozionata lei, giusto? Sì, com'è che ha fatto? È arrivata così. Ho questa camminata, eh? No? Sei emozionata? Si diverti? Sì! Fantastico. Ma poverina, era emozionatissima! Emozionata, Ora ti licenzio. Ma dai, ti licenzio. No? Vabbè, ragione, un po' di... È l'unica cosa che ci è rimasta, un po' di humor. Un po' di humor. In questo mondo triste portiamo un po' di allegria. È la nostra mission. Un po' di amici ascoltatori, allegria, eh? Io non ci riesco a lavorare con questo ragazzo, sono disperato. Chiamiamola. Sì, meglio, chiamiamola Eleonora. Vieni qui, Eleonora. Oh. Eccomi. Eri qui in mezzo a noi. Salvami. Si salvo? No, vedo un affiatamento, dai. Ma sì. Massi. C'è una chiamata, qualcosa? Non lo so, perché io poi vedi cado dalle nubi, perché cado dalle mi fanno nubi. Queste sorprese, a me che sorprese, vi rendete conto? Non ci dicono niente a noi che si presenta, ma quindi nulla. Veramente è tutta una sorpresa continua. Ringraziamo Carlotta, la cameriera e tutti i camerieri che ci hanno fatto mangiare qui in questo splendido locale all'interno dello Human. Un applauso anche a loro che stanno lavorando, e tutte le persone dello staff, ragazzi. Bravissimi. Veramente importante. Avanti con le sorprese. Sì, dai. Avanti con le sorprese. Volete altre sorprese? Non l'ascolta questi qua. Sì! A prescinde. Vai uomo. Vai uomo. Ormai è il motto, vai uomo. Ragazzi, vediamo, magari se fate così con le mani avanti. E fate un oh! Magari ci arriva anche una sorpresa. Chissà. Oh! Abbiamo la curva, no, sembra un po' Ciao Darwin, da qui. Per ora niente. Niente. Secondo me i genitori sono andati tutti a letto. Fanno, ma che mi frega a me di mio figlio che sta lì a fare il loll hump? Vabbè, senti, sai che ti dico? Ci facciamo una bella ballata? Però non noi, ovviamente. Cioè, facciamo ballare i professionisti. Dici di fare una bella ballata? Sì. Nel frattempo che aspettiamo le sorprese, perché giustamente anche le sorprese vanno aspettate, non è che si possono avere così. Sì.
vuoi intervistare un altro ragazzo? Li facciamo ballare questi ragazzi. Certo, assolutamente. Io voglio qua tre ragazzi. Voglio tre ragazzi del camp. Vai, ecco il primo, guarda là che energia. Vieni qui, raggiungi il centrocampo. Ecco, è arrivato Cristiano Ronaldo. Finalmente ha trovato un posto italiano. Perfetto. Te? Aspetta, ne voglio un altro, ne voglio un altro, ne voglio un altro. Vediamo uno più... Io, ci vuole una ragazza, no? Una, qui una, ci vuole una ragazza, una, ma lei è già venuta. Lei, lei, guarda lì che capigliatura. Che treccine. Vieni qua con noi. Ci accontentiamo di due e si fila anche il terzo. Ma devono anche, capito? Eh? Devo, cosa mi rovescio il microfono? Dici? Il microfono. Aspetta, aspetta. Ragazzi. Mandatemela! Vai! Tutto il gruppo mi porta! Il gruppo Vacanze Piemonte! Vai! Oh, oh, ce l'abbiamo! Allora, abbiamo formato il trio! Il trio, il trio! Ora faremo un gioco, allora un esperimento. Io farò una domanda e mi deve... Tipo le Iene, è presente? Tipo le Iene. Intervista le Iene. Tripla addirittura! Allora mettiamoci alla luce magari, che siamo un po' tutti sfasati. Allora, qui a centro ragazzi, distanziatevi, molto attaccati. Oh, eccoci qua. Ecco qua. Perfetto. Allora io partirei con la prima domanda, che chiaramente... Ciao, come ti chiami? Sofia. Giacomo. Aurora. Perfetto, fino a qui ci siamo. Prendetevi un applauso, fate anche una piruetta. Oh. Quanti anni hai? 16. 11. 16. Perfetto. Quindi il più piccolo mezzo alle sedicenni l'hanno messo. Esatto. Benissimo. Ha finito tutto, te. Te stai... Continuiamo. È il tuo fidanzato? Sì, ci siamo fidanzati noi. Ah. Ti piacciono giovani, anche, eh? Mi piace, mi piacciono giovani. Ah. Ti sei divertito in questa esperienza? Divertita? Sì, un sacco. Un botto. Tantissimo. Ha detto tre cose differenti, un botto. La finalità era la stessa, tre cose differenti, complimenti. Vediamo, l'esperienza più divertente avuta all'interno del camp. Ma ragazzi, deve rispondere lei, non voi. No, no. Deve decidere lei. Vabbè, tipo tutti i giorni famo un sacco di cose divertenti. Cioè, tutti i momenti un po' di svago così, troviamo sempre un modo di divertirci. Quindi tutti i giorni. Sei milanese, eh? Che tu? È di Roma. È di Roma. Bellissimo. Sentiamo invece il più piccolo. Ieri. Dei tre. Ieri quando siamo andati al mare. Al mare. È stato divertente andare al mare, ragazzi. Tutti i giorni è divertente. Tutti i giorni è divertente. Ne faccio un'altra? Come vuoi, vai, se c'è un'altra. Guarda, io vorrei, guarda, vorrei concludere. Sì, concludiamo. Vedendo tre passi di ballo da entrambi. Tre passi di ballo. Io voglio vedere un passo di ballo a testa. Velocissimo. No, ma così a cappella. Così al volo. Sì, sì, una tipo, cosa tipo un, tipo un balletto di TikTok. Per esempio, io ho il mio classico, cioè il ballo della manovella, che è così. Io mi sono esibito. Io mi sono esibito, tocca a te. No, va bene, bravissima Sofia. Guarda, ma contento dell'ultimo, lo voglio da lui. Vai il passo di ballo, vai, vai, vai. E un applauso! Un applauso! Vai l'ultimo. Ragazzi, vai, fai l'ultimo, che siamo strettissimi, l'ultimo. Quello l'ultimo. Di Elettra, quello di Elettra. Non è caramello, cioccolata. Vai. Niente. Vai, nemmeno quello. Non ce lo vuole fare, non ce lo vuole fare. Già fatto. Un applauso! Ragazzi, vi ho fatto ballare perché ora arrivano veramente dei professionisti e quindi io lascerei il campo a loro. È mezz'ora e te lo dico. Capito, ma dovevo in qualche maniera introdurli?
quindi con noi una coppia di fatto nella vita e nel lavoro, perché loro ballano insieme. Pensa Alessandro, sono i terzi classificati dei campionati italiani più importanti della scuola Salsa Factory di Cecina. Con noi Marco e Sandra! Buonasera! Vi lasciamo al palco! What is this thing they call a mambo that everybody's raving about? My baby says I got to learn the mambo or else she's gonna put me out. I gotta learn to do the mambo. I gotta learn to switch around. I gotta learn to do the mambo before my baby puts me down. When we go out to a party, my baby made me look like a square, 'cause all she wants to do is the mambo, switch around with every man there. I got to learn to do the mambo. I gotta learn to switch around. I gotta learn to do the mambo before my baby puts me down. I learned the Applejack and the Susie Q. The mambo's all my baby wants to do. I gotta learn to do the mambo. I gotta learn to switch around. I gotta learn to do the mambo before my baby puts me down. I gotta learn to do the mambo. Gotta learn to switch around. I gotta learn to do the mambo before my baby puts me down. Here we go. Que soy, quiero que me firmes los labios. Listen. Por un beso de tu boca moriría, sonriente y no me lamentaría. Dicen que robar es malo, cosa que yo nunca haría, pero un beso de tu boca yo sí me lo robaría. Tú tienes la boquita más hermosa. Hacerme rendir a tus pies por un beso, solo tú. Quiero un beso de tu boca, esos que en las caras dibujan sonrisas. Quiero un beso que me devuelva la vida. Siempre en mi memoria. Quiero un beso que reescriba nuestra historia. Por un beso tuyo con sabor a miel, ay, yo me pongo a subir y sed. Y como fan de tus besos que soy, quiero que me firmes los labios. Tú tienes la boquita más hermosa. Tú es el arte de hacerme rendir a tus pies por un beso, solo tú. Quiero un beso de tu boca, de esos que en las caras dibujan sonrisas. Quiero un beso que me devuelva la vida. Un beso de tu boca.
Ed eccoli qua, Marco e Sandra! Ma che meraviglia! Che bello! Che eleganza! Bellissimi, meravigliosi. Tra l'altro il primo ballo che ci hanno presentato è stata una salsa portoricana, mentre il secondo una splendida ed elegante baciata. Baciata. Alessandro, tu come la balli la baciata? La baciata? Ascià il passettino a tre, eh? Sì, sì, è a tre di solito. Ma proprio un esperto. Perché sono tre passi, giusto? Sono andati via, ma dopo ci si informerà nel backstage. Giusto, sono tre passi. Uno, due, tre. Qua. Ah, c'è anche il quarto. Uno, due, tre, qua. Ah, giusto, il quarto è questo. Vedrai. Se non era un tango, se erano tre, scusami, Hai ragione, no, vabbè, quello, a me piace quell'altro. Quello. Ma che è la Volca? Che sta a fa? Capito quale? Sta uniformando, vabbè, il parquet, va bene. Abbiamo capito che il ballo fa per noi. No, per te soprattutto, guarda, no, lasciamo perdere. Eleonora! Eccola! Ah, guarda, appena entrata Eleonora è veramente partita la sorpresa. Squillo. Chi sarà? Pronto? Pronto? Pronto! Pronto? Pronto? Con chi parlo? Francesca. Francesca, mamma di? Di Sofia, Ludovico e Maria. Ah, prendete tutti. Ma quanti ne ha mandati? Sono anche nipoti. Ma quanti ne ha mandati di figlioli? Tutti? Tutti, ce n'è un'altra. Tutti. Signora, se ne è perso uno. Se ne è perso uno, signora, ma tranquilla, si recupera, eh. Eccolo qua. No, c'è anche la recinzione, quindi scappato non può essere. Vediamo se riusciamo a portarlo. Stia tranquillo. Sorelle, prelevatelo! Ludovico. Oh, non c'è versi, non si vuole alzare. Signora, non si vuole alzare Ludovico. Non ce la fa. Va bene, intanto becchiamo le sorelle, eccole qua. Abbiamo la mamma. Aspetta, vi do il microfono perché è giusto che ci parlate voi. Certo. Certo. Dimmi, ma... Sì, sarà milanese, Sofì. Ma perché è milanese? Hai detto che sei milanese? Hai suggerito lui che te sei milanese. Certo, sono milanese. Sì, è di età milanese. Perché molti Cinisello Balsamo Alta. Sì, è colonio monzese. Come stai, Sofia? Ma non faccio mangiare la ciambella. Non ho mangiato la ciambella. Aia. Io una colazione vabbè, fatta della mia ciambella. Va bene, dai, senti una cosa. Dimmi. Come ti stai trovando? Bene? Sì. Ma... Sì. Qual è? Sono tutti simpatici. Un po'. Sì? Sì. Qual è l'insegnamento più bello che hai preso da questo campo? Non c'è un insegnamento in particolare, che sono cresciuta in generale. Wow. Hai visto? Vediamo. Hai visto? Mica speech, Franci? Ma una cosa, nonna, ma ringrazieresti qualcuno in particolare? Voi da avermi mandato qua. Amore, grazie. Prego. Io intendevo di loro. No, cioè, ho fatto amicizia in particolare con Ginevra e Lucrezia. Sì? Però, no, cioè, pure, vabbè, con altre persone, però non mi va di stare l'elenca tutte, perché loro c'è la stanza, le vedo più spesso. No, però, sì, cioè, mi sono trovata bene con tutti, sono tutti simpatici, dai. Sono contenta, dai, mi sto a fare un favore, mi sto a fare bella figura. Ragazzi, io lascio il microfono a lei, fa tutto lei stasera. Certo. Scontato. Vabbè, finito. Sì, va bene, basta, mamma, ok. Top, vai. Mamma. Amore, ciao piccola. Ciao. Come stai? Bene. Bene, come sei stata tu? Benissimo. Wow. Senti un po' una cosa, ma ti torneresti? Sì. Sì? Così, decisa? Sì. Ma mamma, vado pure a Barcellona con loro. Va bene. Ma ti torni a casa, Sofia? Io no. No, quando torno non mi vedi più, eh.
Maria non torna adesso. No. Ok, va bene. Tu Sofia ci torni a casa, perché già parli di Barcellona, non lo so. No, vabbè, vorrei non tornarci, però se ci torno non mi vedi comunque, quindi tanto non c'è problema, tranquilla. Se torno, non torno, è uguale, quindi Francesca, rassegnati. Va bene, un a meno. Che hai detto? Niente, mamma, niente, scherzavo. Dai, sono felicissima che ti sento bene. Sì, pure noi. Un bacio. Ciao mamma. Ciao papà. Salutate il Federico. Ciao papà. Papà. Amore. Ah, ciao. Ciao amore mio. Ah, ciao. Ciao papino. Ciao principessa. Anzi, regina, tutta la regina. No. Lo so. La principessa. Non è lei. Se ha detto ok. Ciao babbo. Ciao. Ciao a tutti. Che bello. Mi state divertendo? Sì, un sacco. Bravi papo. Vai. Ci sentiamo domenica, allora. Salutatemi anche Ludo. Sì, te saluta. Ciao, belli. Ciao. Ciao. Che uscita di scena. Che classe. Alessandro, io che devo dire? Te stai dire un botto! Mamma mia! No, ma erano entusiaste! Sì, tantissimo. Una cifra! Apa! Ah, no, meravigliosi, questi ragazzi sono veramente fantastici. Poi comunque ognuno è diverso da un altro, nel senso, non ci sono fotocopie. No, sicuramente. Tutte originali e unici. Tena Mobile, messaggio gratuito. La persona che stai cercando non è al momento raggiungibile. Capita. Sarà al bagno, come il pepe prima. E noi proviamo. Voi avete mai fatto un camp formativo di crescita personale? No, abbiamo fatto un altro percorso, ma te lo racconterò dopo. Okay. Va bene? Okay. Abbiamo fatto recitazione. No, te lo spiego dopo. Ora mi interessa questa telefonata. Pronto? Eccola, pronto! Pronto! Con chi siamo? Buonasera. In collegamento? Con Cristina. Cristina, mamma di? La mamma di Aurora. Aurora. Ah! Eccala, beccata. Oh, non voleva ballare, ora la famo ballare a noi. Vieni Aurora, c'è la mamma! È arrivata! Ciao, ma. Ciao amore, come stai? Tutto bene, te? Io tutto bene. E allora che mi racconti? No, come ti sei trovata? Tutto bene, ci voglio già ritornare qua. Ah, ci vuoi già tornare? Ancora deve finire e ci vuoi già tornare? Sì, non vedo l'ora di andare a Barcellona. Oh, Barcellona è molto gettonata, Eleonora, C'è un viaggio, una trasferta. Sì, noi abbiamo deciso di andarci proprio last minute, Aurora. Allora Aurora, ma ecco, che mi racconti, ma di questa esperienza, no? Per esempio, come ti sei trovata a fare amicizie totalmente nuove con persone che appunto non avevi mai visto? Bene, ho fatto amicizia già da subito, mi sono trovata bene con persone che non conoscevo. E ti piacerebbe continuare a coltivarle queste amicizie? Sì. Bene. Positivo. E appunto consiglieresti questo camp ad un amico? Sì, lo consiglierei tanto. E cosa pensi che ti mancherà di più quando tornerai a casa? La compagnia. Soltanto la compagnia o anche qualche altra cosa? Anche le lezioni che abbiamo
ho imparato in questi giorni. Bene, io ho voluto fortemente che tu facessi questa esperienza, perché secondo me è molto importante per tutti i ragazzi adolescenti, no? Soprattutto in un momento così delicato della loro vita, capire quello che vogliono, che vorrebbero, perché è un po' un momento particolare, no? Dove si passa attraverso tante domande. Sì. E hai avuto risposta a qualcuna di queste domande? Sì. La chiave più bella per me è stata la seconda chiave, la paura del giudizio. Bene, bene. E cosa hai capito? Che non devo farmi prendere all'ansia, devo dire le cose in faccia alla gente, senza a testa alta. Bene, bene. Sono veramente contenta di questa cosa. Che bene. Bello. Io farei un grande applauso. A questa, mi emoziona anch'io. Poi io sono un bimbo, l'ho già detto. Mi fate emozionare anche a me. Queste storie mi fanno veramente riallegrare il cuore. E è bellissimo vedere che quasi non riesce ad esternare la sua felicità, quando in realtà è tantissima. Tantissima. Complimenti. Guarda, io non mi sarei mai aspettata che Aurora sarebbe riuscita a fare questa diretta, darmi queste risposte davanti a così tante persone e dire le cose che ha detto. Sono bastati questi 5 giorni, quindi io penso che questo cammino sia importante e che debba essere continuato assolutamente. Sono d'accordo. Viva i giovani! Viva Low Camp! Viva i giovani! Grazie, grazie veramente a tutti. Non te. Ciao ma. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Grazie, grazie ciao, signora. Sì. Purtroppo non sono riuscita a seguirvi perché la connessione è quella che è, però domani vi vedrò in differita. Ci contiamo signora, www.toscana.live, ricordiamolo, nostro media partner. Pronto. Che ecco, oh. È andata, eh? È andata. Grazie Aurora. Per me tutte le mamme sono lì comunque, non so perché. No, sono tutte lì le mamme. Tutte lì. Ciao mamma. Sono tutte quelle, anche io, soprattutto la mia, capace c'è sì, anche lei, esatto, non si può mai sapere. Eleonora, cosa da dire? Che le emozioni sono una cosa meravigliosa e quindi quando vedi, ne ho viste tante in questa settimana di emozioni sciogliersi dentro di loro. Ho visto le loro trasformazioni, ho ascoltato le loro storie potenti e spero che anche i genitori possano condividere un cammino con i loro figli in questa fase. Questo è quello che sogno per loro. Ma le emozioni non sono finite. Eh no. Perché stiamo per avere un altro ospite, cara Eleonora. Che vuol dire? Diccela al volissimo? Vieni, diccela al volissimo. Siccome certe persone sono offese, non voglio offendere nessuno. E poi sono tutti importanti. Volevo dire pure i nomi di Silvia, Giorgia e. Aspetta, perché. Oh, un attimo! Giacomino, Antonio, Gabriele e Mattia. Sì. E poi mi vedo tutti, vabbè. No, vabbè. E poi in generale a tutti. E Andrea. Andrea, scusate. E in generale a tutti i cucci, grazie a tutti. Pure se sapevo comunque abbastanza già che persona ero, ho capito tante cose di me stessa. È bello, un altro applauso. Perfetto. È un susseguirsi di emozioni.
L'ospite era lei comunque. Era lei l'ospite. No, 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 ci abbiamo un altro ospite, perché dovremo ancora emozionarsi. Pensate, lui ha soli 22 anni. È un cantante rap che vive a Padova e studia a Ferrara. La sua passione è la biologia, ma il suo divertimento è rappare per sputare fuori tutte le emozioni negative, con l'intento di voler essere di aiuto anche ad altri ragazzi che stanno facendo le sue stesse esperienze e ragazzi che tutti i genitori vorrebbero avere come figlio. Signore e signori, all'anagrafe si chiama Michele Garbellini, ma qui stasera con il suo nome d'arte IMG. Eccolo qua! Dopo facciamo due chiacchiere, adesso canta e spacca tutto. Spacca tutto, bro. AMG! Sì. Non perdo mai la fiducia, il fuoco che qua dentro brucia. M canta, non si stancherà, perché il vuoto che c'è dentro non si colmerà. Questi mesi sono stati duri, frate, tutti i cuori che avrei dovuto avere, perché i dolori causati da quelle persone sono atroci e fatico ad andare oltre. Ma tanto so che prima o poi sta merda passerà, anche se sento la mia fronte fradicia, e non c'è notte che non pianga, anche se non cambia questa soffottuta personalità. Già, e non è facile, mi sento fragile a cambiare le pagine. L'abile, l'amore tra noi due sembrava facile, ma guarda te sei inaffidabile. Mi sento svenire, il mio cuore dentro tace se m'ha detto che m'amavi, ma non era vero. E mi sento preso in giro, dentro grido perché tutto a me. M'ha detto che non eri attratta perché m'arrabbiavo, te non vedi chiaro, e il mio cuore è una voragine. Il tuo orgoglio t'ha accecata, ma non voglio farti sentire sbagliata. In una coppia lo sbaglio è fatto da entrambi. Non più pianti, qua siamo stanchi, ma guardo avanti perché sono altri i miei traguardi. Ancora che mi tiene sul fondo, la tolgo, riemergo di nuovo. Tu non sai cosa provo e ancora mi vuoi giudicare. Mi muovo stavolta fra, la faccio corta e ti sbatto per sempre in faccia alla porta. Le palle chi ce le ha le dimostra sicuro, e se sparli alle spalle la fiducia parte e salta un cazzo di muro. È come offrire a qualcuno un ciupito al cianuro. Se mi tradisci ti giuro che ti piglio calcio in culo. A me bastano le rime da lontano, il confine è bello chiaro, con un dito della mano stabilisco il mio binario, e il divario resta alto fra, pure se non sto sopra ad un piedistallo. Ma non ho pretese e prestiscemi qua, le rime stese con l'anima sono sempre più vere, ed è me lo vede perché dentro ci crede la sua meta. Per ogni schiaffo che mi sono preso, per ogni spazio che mi sono ripreso, per ogni stazione che forse ho perso, io sono qua e sono diverso, e dico a te che m'hai abbandonato come un cane solo per terra stremato. Un vero amico non ti lascia indietro, ma il mio destino è più chiaro adesso.
Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Lui era AMG, direttamente da Padova. Questa sera ci teneva tantissimo ad essere qua con noi. Ha fatto non so quanti chilometri, ha preso 20 regionali, un Frecciarossa, un aereo, una nave, dall'Elba è arrivata a Montescudaio in nave, ma ce l'ha fatta per presentare il suo inedito. Certo, sì, meritava, bisognava farlo. Ma assolutamente, assolutamente. E tra l'altro, prima di lasciarlo, vi do l'ultima chicca. Il videoclip della canzone andate a seguire sui suoi social, perché è stato girato qui in Toscana. Certo. Proprio dagli amici di Toscana Live, da Gabriele e da Giovanni. Bravissimo, esatto. Giusto? Un grande applauso! Grazie mille, grazie. Grazie. Anche lui è padovano, ha detto. Scenato di Padova. È di Padova. Mamma mia, Alessandro. È giunto il momento. Guarda, Matteo, è stata una serata veramente ricca di emozioni. Eh sì. E io, proprio per il finale, ovviamente, voglio richiamare qua la nostra Eleonora. Eleonora. Perché io voglio anche delle informazioni in più. Per il prossimo anno. Perché se io prossimo anno, per esempio, dal ragazzo dicessi mi vorrei iscrivere all'All Camp, com'è che posso fare? Allora, mi potete seguire sulla mia pagina Eleonora Lecci, sul mio profilo Instagram e anche sul mio sito www.eleonoralecci.it, dove trovate tutte le informazioni e i prossimi camp che sono in elaborazione. Ah, vedi? Luna, allora noi ci vediamo il prossimo anno. Ben volentieri, felicissima di questo appuntamento che porta a conclusione la nostra settimana proprio in maniera contenta eccellente. Per quest'anno, sì. Felicissima. 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 Loro sono felici e l'importante sì, è questo. Sì, sì, sì. Viva i giovani! Grande, bravi ragazzi! Io tra l'altro, Leonora, prima di chiudere questa serata vorrei fare proprio una cosa. Innanzitutto voglio chiedere in maniera definitiva a tutti i ragazzi se vi siete divertiti. Sì o no? Sono divertiti. E se me lo permettete, Alessandro, cosa? Io vorrei chiamare tutti i ragazzi, certo, dietro di noi. Tutti dietro di noi, facciamo un video. Anche coach, anche tutte coach, le persone che hanno lavorato a questo progetto bellissimo qua allo Human Village Montescudaio. Eccoli, okay, qua. Eccoci qua. Tutti dietro, tutti, tutti. Non ci entreranno mai. Tra l'altro io vorrei che prima di fare una foto, perché io voglio anche un selfie. Sì. Giusto, la nostra Eleonora ci presenterà i coach che hanno partecipato, certo, a questa esperienza. Xeda, vieni, portava anche Francesco. Posso avere, vedi, davanti Silvia? Posso avere davanti i miei coach un attimo, coach, senza i quali i coach, 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 coach davanti, coach, coach, coach Alex. Oh, eccoci qua. La prima coach, la seconda coach. Tutti davanti, tutti davanti, Michele, tutti vieni davanti. Vieni davanti. Vieni, caro, eccoci sei qua. Stato fondamentale, ci entra tutti. Anche te, Gustavo. Sì. Allora, io mi abbasso, Ok. Ci siamo? Ti devi guardare, Foto di rito. Foto sempre, di rito. Sempre più grandi, sempre più numerosi. Cheese. Cheese. E la versi. Viva il LOL Camp! Che bello, che bello! E quindi veramente, Eleonora, i nostri coach, ringraziali sì, tutti. Coach, venite, che vi volevo volevo solo i coach un attimo qua. Oh. Per concludere, oh, i nostri coach, oh, coloro veramente hanno coccolato, cullato e soprattutto insegnato tanti aspetti a il questi super ragazzi. Il videomaker, senza il quale super. Ciao Mattia. Gustavo. Alex. Barbara. Xeda. Patrizia, Monica, Michele, gran finale Alessandro. Alessandro, infatti l'avevo detto. Grazie a loro, perché la magia dell'All Camp è possibile solo grazie a queste persone
che donano tutte se stesse, il loro tempo, 8 giorni, 24 ore al giorno, perché si dorme pochissimo, per i ragazzi, perché possano vivere una svolta importante nella loro vita. Quindi grazie a tutti voi. Grazie a te Eleonora, grazie a tutti i coach. Ringraziamo ancora nuovamente Toscana Live, la nostra Toscana Live, la media partner ufficiale dell'All Camp, il nostro sponsor Castagneto Banca 1910. 10? Dominato, eh? Certo, così. E che dire? È lo Human. È lo Human Village di Monte Scudaio che ci ha ospitato nuovamente. Ragazzi, ci vediamo il prossimo anno, eh? Fate bravi, fate tesoro di tutti gli insegnamenti acquisiti in questa esperienza. E che dire, Alessandro? Godiamoci il ballo finale. E dai! Buonanotte! Buonanotte! Sulla strada di casa, non mi sembra vero, ti ho incontrata per caso, ma nel caso non credo, quante cose da dire, l'importante è capire, se vieni tu da me, o vengo io da te, è solo un gioco che dura troppo poco, il tempo di una foto, scherziamo con il fuoco, bailando il toro il loco, chissà se dopo, tu vieni qui da me, vedrai che il cielo non ci trova. Sulla tua schiena, da soli, io e te. Prendimi per mano, non dirmi neanche se torniamo, che non mi importa dove andiamo, oh oh. Basta che vogliamo, oh oh. Sulla tua bocca sento gusto caramello. Fermati un secondo, che se no non mi concentro. Vedrai che il cielo non ci trova.